Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. In questo video, dopo tanto tempo, come vedete, mi sono rotto il polso e quindi sono stati assenti sul canale. Però oggi vi spieghiamo un po' quello che abbiamo fatto nel mentre. Allora, prima però vi ricordo l'iscrizione e il like e la campanella, mi raccomando. Allora, abbiamo seminato i piselli in questa colla qua, distanti 30 cm l'uno dall'altro. Li abbiamo messi qua così che possono fare un po' da ombra al basilico che abbiamo messo su ieri o l'altro ieri. Poi, come vedete, abbiamo sistemato l'impianto goccia a goccia. In quella colla lì abbiamo messo le cipolle, quelle che diventano molto grandi, un chilo e mezzo. Poi abbiamo messo giù le bietole, le abbiamo messe molto distanti perché crescono molto. E poi abbiamo messo vicino le bietole perché ci hanno consigliato che mettendo le bietole vicino alle cipolle crescono molto e bene. Poi in quella colla lì è libera, forse ci seminiamo gli spinaci o li lasciamo per l'insalata. Invece in questa colla qui dove abbiamo messo la faccia matura, abbiamo messo le fragole che ce le ha fornite Agrider, che in alcune stanno già, come quelle lì, sono già verdi, stanno già crescendo, altre invece bisogna aspettare ancora un po'. Poi invece le altre fragole, quelle che avevamo già noi, le nostre, quelle che erano già più sviluppate, stanno crescendo anche loro bene e dobbiamo togliere un po' di infestanti, un po' le abbiamo già tolte. Però come vedete qua ci sono già i bei fiori. Non qui, ma soprattutto qua sì. Ma soprattutto queste qui stanno crescendo molto bene. Si può vedere anche la differenza, queste qua sono più verdi di quelle lì, sono più un verde più chiaro. Qua abbiamo l'erba cipollina nuova perché l'altra volta ce l'avevamo in un posto più chiuso e quindi non è riuscita a crescere. Qua abbiamo la menta che si è sviluppata dappertutto. Qua abbiamo il prezzemolo, che questo lo teniamo, cerchiamo di salvarlo, invece le altre piantine le mettiamo da un'altra parte, cerchiamo una colla lì, una colla abbastanza all'ombra, oppure noi avevamo pensato di metterle vicino ai pomodori nell'altro orto che li lasciamo molto distanti, così possono crescere più. Come vedete, mi sono dimenticato di dirvi che dobbiamo ancora finire l'impianto goccia a goccia, dobbiamo allungarlo con ancora il tubo principale. Arriviamo fin qui e poi partiamo con un'apertura, arriviamo fino alla fine di questa colla che abbiamo fatto in questo autunno. E così qua possiamo mettere le zucchine abbastanza distanti una dall'altra e le mettiamo giù scaglionate, cioè che prima mettiamo tipo 5 o 6 piantine, poi le altre, così che non abbiamo tantissime zucchine tutto in un certo tempo, ma scaglionate prima un po', poi le altre. E adesso ci troviamo direttamente nell'altro orto. Siamo arrivati all'altro orto. Come vedete, abbiamo già finito di fare le colle e ne sono uscite un bel po'. E poi qui non abbiamo iniziato a fare niente tranne a seminare le carote. E poi la sera, prima di andare via, mettiamo questo telo per tenerlo un po' al caldo la mattina e poi il pomeriggio veniamo a toglierlo, in modo che non si scaldino troppo. Dobbiamo ancora mettere l'impianto goccia a goccia, ma tra poco lo facciamo, come faremo anche nell'altro orto. Abbiamo finito di pulire tutto e nel prossimo video vi diremo cosa vogliamo mettere e i programmi che avremo. Ci vediamo nel prossimo video, ma vi ricordo l'iscrizione e il like. Ciao!